Il Consiglio regionale celebra la festa dell'Europa e a Firenze per l'occasione arriva l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, oltre che vicepresidente della Commissione europea. Incontra a teatro in particolare i giovani in un'iniziativa incentrata sulle nuove difficili sfide di oggi. Intanto i consiglieri durante l'ultima seduta aggiornano le norme per le nomine dei dirigenti e approvano i documenti sull'attività del CORE come su quella del difensore civico. Si torna poi a parlare del regionalismo differenziato che la Toscana potrebbe chiedere per energia e beni culturali. Lo si apprende dal presidente della giunta durante il dibattito in aula in risposta ad un'interrogazione dell'opposizione. La guerra dopo la pandemia pesa molto ancora sulle famiglie e sulle aziende toscane e ci sono diversi documenti in discussione che affrontano questi temi. Noi faremo un'ampia panoramica proprio nel giorno in cui i vertici dei carabinieri incontrano gli enti locali interessati dal progetto e annunciano un sostanziale dietrofront sull'ipotesi iniziale per la base di addestramento nel parco di San Rossore a Coltano, anche il Consiglio regionale ribadisce il no condiviso. La seduta del 3 maggio è stata interrotta da una forte scossa di terremoto, la prima di uno sciame proseguito poi in serata, per fortuna senza conseguenze di rilievo per cose e persone. Ed ecco il momento esatto della prima scossa, sono le 17:40. Dopo pochi minuti i consiglieri e il personale sono usciti dal palazzo. Un bel terremoto, sarei in questo momento per sospendere i lavori dell'Aula. Due mesi e mezzo fa la Russia invadeva l'Ucraina, un atto di guerra che sta provocando morti e distruzioni in Italia. In Europa resta alto l'allarme per una possibile estensione del conflitto, ma si fanno sempre più pesanti anche le conseguenze economiche, soprattutto per le difficoltà del caro energia. Sono molte allora le occasioni di dibattito sul tema, anche qui a Firenze, durante l'ultima seduta, con mozioni presentate sia dall'opposizione che dalla maggioranza. Non possiamo assolutamente permetterci, visto tutto ciò che sta accadendo, di rimanere appesi a quelli che sono interventi del governo e quindi dello Stato centrale, che però naturalmente rivestono un carattere generale. La nostra regione, ripeto, deve invece farsi carico per quanto possibile di sostenere imprese, lavoratori, il sistema intero, perché altrimenti noi rischiamo di essere travolti. Il rapporto IRPET su questo ha parlato chiaro. Abbiamo una situazione che desta oggi un allarme rosso. Le stesse categorie economiche ce lo stanno dicendo. C'è necessità di interagire, di convergere e di fare sistema, anche rilanciando quel patto per lo sviluppo che appunto le stesse categorie ormai hanno ritenuto necessario riportare all'ordine del giorno dei lavori anche del Consiglio. Chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione, e non si possono né condividere, e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET Toscana, e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto, il convegno il 28 di aprile, che ci propone una fotografia attuale della situazione. Quindi, sulla base di questo continuo lavoro, chiediamo alla Giunta lo farà sempre, però più che mai considerare, anche perché là ci sono anche i numeri del numero delle aziende in crisi nei vari settori. Quindi veramente un lavoro molto valido, quindi cosa fare nello specifico per le realtà che sono a rischio, e poi problemi di ampio respiro su cui chiediamo l'intervento, il problema di intervenire sull'efficientamento energetico. Ma naturalmente coinvolge tutti i gruppi. Sullo sfondo c'è la questione del piano di ripresa e resilienza, con tutti i suoi limiti rispetto a quelle che erano le premesse iniziali. La consigliera Sozzi parla di temi importantissimi: l'autosufficienza energetica, la tutela della filiera agroalimentare, le energie rinnovabili, l'utilizzo delle energie rinnovabili in Toscana. Tutto molto bello e tutto molto utile. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa: di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo, l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale. Perché tutto questo è attuabile: la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica, tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia, insieme agli altri paesi europei, perché il tema riguarda tutti, riescono a ricontrattare il PNRR. Perché o nel PNRR si riesce a inserire anche, per esempio, il tema dell'autosufficienza energetica, oppure questo resta un libro dei sogni. Peggio,
Uso le parole di una persona che non è a me affine politicamente, che è il sindaco di Firenze. Il tema che ricorre più spesso è certo quello dell'energia, perché le difficoltà di approvvigionamento causano gravi situazioni anche qui. Ma guardi, intanto occorre una politica industriale seria. Io non vedo politica industriale non solo in Regione Toscana ma nemmeno in Italia. Penso agli impianti di smaltimento dei rifiuti, penso al rigassificatore di Piombino. Stiamo facendo una polemica assurda sul rigassificatore di Piombino, cioè una cosa che è necessaria per lo sviluppo di questo territorio. Pensate agli impianti di termovalorizzazione moderni. Noi stiamo ancora scegliendo non dove farli, se farli o non farli, con un dibattito che è del tutto anacronistico, perché comunque la produzione dei rifiuti aumenta e noi per smaltire i rifiuti siamo costretti a mandarli in qualche regione o in qualche altra nazione pagando il doppio rispetto a quello che potrebbe essere fatto con impianti di smaltimento seri, che produrrebbero anche non solo posti di lavoro, io lo voglio ricordare, produrrebbero energia. Sul tema interviene anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle. Bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia, che ci servono di più, nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto, ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse, che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Significa andare nell'ottica della transizione ecologica, della maggiore resilienza, ma soprattutto da parte dell'indipendenza. Quindi necessario fare delle valutazioni, ma che siano ben misurabili, per far sì che non ci siano degli allarmismi immotivati e quindi conseguenti magari rialzi di prezzo che sarebbero mere speculazioni. Con 22 voti a favore, 6 contrari, 3 astensioni, sono state approvate le nuove norme per la nomina dei dirigenti regionali. Rispetto alla proposta iniziale arrivata dalla Giunta ci sono alcune novità. Si dà la possibilità alla Giunta di assumere in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi, previsti appunto dentro la normativa nazionale, dalla ricerca alla docenza universitaria, ai procuratori e agli avvocati dello Stato fino alle cariche della magistratura. E in questa legge poi abbiamo via via, che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale, come ben precisato nell'ultimo articolo, abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo ai dirigenti e anche dato la possibilità, entro limiti precisi, come posto bene nel binario dal legislativo, nel binario che il legislativo ci ha messo davanti, con delle percentuali precise di esterni rispetto agli interni, sia per quello sia per le figure relative agli staff della regione riguardo alle figure dei collaboratori come autista. Vengono accolti anche alcuni emendamenti dell'opposizione, per questo la consigliera Tozzi alla fine si dice soddisfatta. Il testo è uscito migliorato, è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto, diciamo, in sospeso e che riguardava l'assunzione, diciamo, a discrezione della Giunta per quanto riguarda diciamo, gli autisti a servizio. Al di là di questo, il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente, ecco, va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la Regione Toscana doveva fare a una legge nazionale. Poi, come sempre accade, quando la Regione deve adeguarsi a una norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla Regione. Fa riferimento ancora alla prima commissione del Consiglio regionale, quella per gli affari istituzionali, il confronto piuttosto acceso sull'attività del difensore civico, un ruolo ricoperto fino a poche settimane fa da Sandro Vannini, che ora guida l'ufficio stampa della Giunta regionale. Infatti il nostro voto è stato condizionato proprio dalle dimissioni del difensore civico dottor Sandro Vannini. Consideriamo che si tratta di una figura strategica anche per l'ordinamento statutario regionale, in un momento peraltro delicato, perché come, ecco, dimostra l'aumento delle istanze trattate dal difensore, ma anche, ecco, le più diverse materie da lui trattate,
potrei dire, ecco, in materia di sanità, come siamo stati, ecco, in questa situazione di pandemia e ne ha trattate di istanti il difensore civico, lasciare in questo momento crea oggettivamente delle difficoltà. Ci sono alcuni aspetti politici poi da considerare. Si sta per aprire una stagione di riforme anche per quanto riguarda le figure di tutela e noi auspichiamo che si possa arrivare a una figura unitaria di difensore civico che possa rappresentare davvero tutti, la cui durata possa essere superiore a quella della consiliatura e che magari possa essere collegiale in modo tale da trattare le varie istanze. Tutto il centrodestra vota contro, ecco come risponde il gruppo di maggioranza, che prima sottolinea il lavoro svolto dall'ufficio del difensore civico su temi delicati quali la salute, le utenze, poi affronta anche la questione della sostituzione ormai necessaria. Ovviamente si prende atto delle dimissioni del presidente, perché ha ottenuto un altro del difensore civico, perché attraverso la decisione del presidente ha ottenuto un altro incarico e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico, perché lo riteniamo all'interno della politica regionale toscana in accordo con tutti i livelli nazionali. Vogliamo ricordare che il difensore civico è una figura prevista alla legislazione nazionale e presente in tutte le regioni. In Toscana è una figura che c'è da oltre 30 anni e ha una sua grande autorità anche verso tutti gli altri colleghi delle altre regioni, proprio per la struttura che la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana hanno saputo creare. Quindi presto bisognerà arrivare alla nomina del nuovo difensore civico. Meno aspro è il dibattito sull'attività del CORE, come il Comitato per le Comunicazioni. In commissione addirittura c'era stata l'unanimità, qui invece c'è l'astensione della consigliera Bartolini, che lei spiega così. Abbiamo visto che la relazione è molto similare a quella dello scorso anno, nel senso che ormai il CORE come fa sempre le stesse cose e forse avrebbe bisogno di essere un po' rivisto. Quindi mi piacerebbe che si riportasse in commissione il discorso Corecom per vedere di adeguarlo ai tempi di oggi, perché sono molto veloci. Inoltre la riflessione più importante è politica, perché l'anno scorso a giugno la maggioranza ha presentato una proposta di legge, la 51, proprio sul Corecom, però è rimasta lì lettera morta, non si sa che fine abbia fatto e questo non ci piace, perché avevamo già iniziato a preparare degli emendamenti per rendere il Corecom, diciamo, adatto ai giorni di oggi, perché ha bisogno appunto di una revisione, come dicevo prima, e invece niente, non se ne è più parlato, non è ancora stata portata in commissione, non si sa perché l'hanno presentata loro, e quindi ci domandiamo, ci sono dei problemi politici al loro interno? Forse. Allora, per queste questioni in aula ci siamo astenuti. La Presidente della Commissione Cultura dice di non capire questo dietrofront rispetto al lavoro in commissione e poi comunque spiega il sì del suo gruppo. Una valutazione ampiamente positiva, perché nonostante la difficoltà di questi anni di pandemia il Corecom ha mantenuto tutti i suoi obiettivi, si è concentrato su progetti che in questi anni si sono rivelati strategici e importanti per la comunicazione in Toscana. Penso soprattutto ai progetti educativi con le scuole, il progetto del patentino digitale che insegna ai ragazzi come frequentare uno spazio sociale che spesso pensiamo di poter così occupare senza curarci minimamente delle regole della buona convivenza civile. Mentre il Corecom sta da anni lavorando a un progetto, appunto quello del patentino digitale, che è volto proprio a colmare questa lacuna. Abbiamo raccomandato nell'approvare la relazione del Corecom che questo progetto venga ampliato e possa diventare un progetto che riguarda e che tocca tutte le scuole della Toscana. Dal presidente della Giunta Giani, durante la seduta, arriva la conferma che la Toscana ora insisterà sul regionalismo differenziato e lo farà in particolare per due deleghe, quella dell'energia e quella dei beni culturali. E su questo si era fatta sentire ancora una volta la voce di un consigliere di opposizione. La Costituzione prevede la possibilità per le regioni di chiedere ulteriori competenze a Roma. Noi da tempo affermiamo coerentemente l'esigenza per la nostra regione di chiedere ulteriori competenze anche per esigenze di risparmio di spesa.
Occorre ricordare come la nostra regione dia in termini di tasse molto di più a Roma di quello che riceve. Noi onestamente chiediamo che alcune di queste risorse possano essere trattenute nei territori. Tenendo le competenze nella regione, noi pensiamo che possiamo andare incontro a un risparmio di spesa. Vedete, chiedere la competenza in materia di beni culturali può portare a una migliore gestione dei beni stessi, ma anche in materia di ambiente, ma anche in materia di lavoro, di turismo. Rendiamoci conto che cos'è la nostra regione, che cosa potrebbe diventare se avesse ancora più autonomia e capacità di gestire direttamente delle materie così importanti. Il Consiglio a maggioranza per ora decide di non discutere della nuova multi-utility toscana per acqua, energia, rifiuti. L'avvio del percorso, che coinvolge alcune grandi realtà, è stato annunciato in una conferenza stampa poche ore prima dell'inizio dei lavori del Consiglio regionale. Le opposizioni per questo avevano chiesto di discuterne subito. Abbiamo chiesto che anche il Consiglio regionale, che ha competenza rispetto all'organizzazione complessiva del sistema dei servizi pubblici, pensiamo al sistema di smaltimento dei rifiuti, ma pensiamo anche alla riorganizzazione del settore idrico, affrontasse questa discussione prima che tutti i giochi siano compiuti, perché a noi interessa sostanzialmente non tanto i giochi di potere fra le aziende, quanto diminuire i costi delle tariffe per le imprese e per i cittadini e realizzare un vero progetto industriale. Noi abbiamo ritenuto di respingere questa richiesta, non tanto perché non vogliamo che il Consiglio regionale sia investito, si occupi e assuma le proprie posizioni anche nei confronti di questa eventuale soluzione che rappresenta una realizzazione importante e significativa nel panorama economico dell'energia e dei servizi della Toscana, ma una discussione di questo tipo va fatta con i presupposti per poterla fare. Quindi abbiamo chiesto che ci sia prima un passaggio in commissione, che si conosca nel dettaglio e nel merito la proposta e si metta quindi il Consiglio regionale di avere contezza di quello che si discute, di quelle che sono le proprie competenze e degli atti e degli indirizzi che vorrà dare. Il Consiglio regionale ribadisce no bipartisan alla base di addestramento dei reparti speciali dei carabinieri nell'area del parco di San Rossore a Coltano. Nelle stesse ore a Firenze i vertici dell'arma confermavano la disponibilità a modificare l'ipotesi originaria. Sono tre le mozioni approvate nel dibattito, due di queste erano state presentate dai capigruppo di maggioranza. Apprezziamo la presenza, l'impegno e il lavoro dei carabinieri in Toscana e nella realtà pisana. Riteniamo però, in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi, che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta. E quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali. Non è sbagliato di per sé migliorare il posizionamento dei carabinieri, fare un intervento importante, ma bisogna decidere dove farlo, come farlo, passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. La prima firmataria della terza mozione era stata invece la capogruppo del Movimento 5 Stelle, che più volte aveva già espresso la propria opinione anche qui. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato.
Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Molto attivo sul territorio il consigliere Pisano di Fratelli d'Italia, che su questo ha una posizione particolare, con due istanze di fondo, dice. Uno, quello di salvaguardare l'ambiente e un intervento che possa essere in qualche modo troppo invasivo in un'area importante come l'area di Coltano. Dall'altra parte però salvaguardare il fatto che il Comune di Pisa possa ospitare un centro di eccellenza dove saranno appunto convogliati tre reparti di eccellenza fondamentali che sono un orgoglio nazionale, quale il Tuscania, quale il GIS e quale il reparto dei Carabinieri Cenofili a cavallo. Quindi siamo felicissimi che questi tre importanti reparti possano essere stanziati a Pisa, che daranno ulteriore appunto motivo di orgoglio alla nostra città, con un intervento che deve sicuramente essere in qualche modo rivisto, in qualche modo riallocato o contenuto rispetto al progetto iniziale. A proposito di Pisa, il Consiglio regionale premia un'eccellenza che qui si è formata. Samuele Cannas, plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università di Pisa, ha ricevuto il Gonfalone d'Argento, la più alta onorificenza del Consiglio regionale, per le sue ricerche sui tumori oggi incurabili. Altri particolari e le interviste tra 7 giorni, quando parleremo soprattutto dell'iniziativa per la Festa dell'Europa, l'incontro con Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione Europea, un confronto con i giovani voluto dal Consiglio regionale e dalla Commissione per l'Europa. Una festa dell'Europa che vuol dire ai giovani che c'è bisogno di più Europa, che l'Europa è la nostra comunità di destino e che, come la pandemia e purtroppo questa terribile guerra ci stanno insegnando, abbiamo bisogno di un ruolo più incisivo dell'Europa. Dall'inizio della legislatura appunto su questi temi lavora la Commissione per le politiche europee, che ora è resa permanente. Le questioni sul tappeto sono davvero molte ed è forte la spinta per aumentare ancora il coinvolgimento dei giovani. È importante sottolineare come il Consiglio regionale e la Commissione delle politiche europee cerca di perseguire questo tipo di obiettivo per, anche in questi momenti così difficili, continuare a costruire e a pensare all'Europa, perché anche in questo momento, credo soprattutto in questo momento, ci si renda conto di quanto bisogno ci sia di un'Europa che abbia una voce e soprattutto abbia anche un ruolo significativo. E dunque noi con queste giornate vogliamo portare un contributo, ed è bello, permettetemi, che sia un contributo che è largamente condiviso e soprattutto sia un obiettivo che unisce e non divide. Io credo che sia fondamentale soprattutto la diffusione nei più giovani di quello che è l'Europa, che è stata l'Europa prima della pandemia, di quella che è stata l'Europa dopo la pandemia. Adesso purtroppo c'è questa guerra in Ucraina che certamente sta creando delle problematiche, però credo che dobbiamo dare una corretta informazione ai nostri ragazzi. Tutte le immagini e le interviste dal Teatro della Compagnia di Firenze le verremo venerdì prossimo, 13 maggio, sempre alle 21:15, ancora dopo il TG della sera.